abbiamo un unboxing. Eh già. Ci è stato spedito. Ci è stato spedito e noi adesso lo proveremo. Una scatola di cartone molto robusto, e al suo interno qua c'è del vuoto. Manuale istruzioni in inglese. In un buon inglese, devo vedere. Devo dire che è ottimo, sì. Manuale istruzioni in un ottimo inglese. E in tedesco, va bene. Bustina di plastica contenente. La telecamera, connettore USB-C, attenzione, caricatore o adattatore, no, questo è un caricatore USB mini, micro, come cavolo si chiama, e queste clippine che vedremo a cosa servono, e da questo lato, plasticazzi, una bustina di plastica vinilica o qualcosa di simile, ed eccolo qua l'oggetto in questione. Chissà cos'è questo, ma questo è un tieni in piedi, è un oggetto, un coso che lo metti così e lui sta in piedi, si chiama tiene in piedi. Molto carino. Proviamo ad accenderlo così com'è, leggero, maneggevole. Questo non so cosa sia. Ah, questo è un blocco per il connettore, giusto? Perché quando tu glielo ficchi, lui si deve bloccare. E poi accendiamo. Wow! Va bene. Adesso colleghiamo. Colleghiamo direttamente. Guardate che strap meravigliose. Questo oggetto è veramente ben fatto. Però, non male, devo dire. Va bene. Questo cavo lunghissimo, che sicuramente io farò attorcigliare in modi allucinanti. Allora, questo entra in un lato o nell'altro. Quindi si ficca qui e si accende. No, vabbè, non ci credo. Vedo cose. Vedo cose.
vedo cose. E questo va provato immediatamente. Guardiamo subito cosa c'è dietro il tavolo. Però questo cavo va tirato lungo. Allora, io allungo, ecco, è comunque fatto per stare tenuto in mano perché non si vede un cacchio. Vediamo, intanto riprendiamo se stesso. L'effetto caleidoscopio, guardate che bello. Dopodiché a questo punto andiamo a vedere cosa c'è dietro il tavolo. Ora lo metto lì e vado a vedere lì dietro. Ecco. Sto sfasciando tutto, lo so. Beh, vedo della plastica. Questa cosa non sta in piedi però. Io già mi sono rotto il cazzo. Guardiamo dietro l'amplificatore. Vedo un connettore. Vedo dei connettori. E poi si vedono dei cavi. Bene, funziona. Beh, a questo punto vediamo il manuale cosa dice. Non male. Posso registrare. Da 3 a 10 centimetri la viewing range, ma in realtà io mi sto riprendendo da molto più lontano. Luci LED aggiustabili, IP67, waterproof. Bene. Electrical, chemical, atomic energy, interessantissimo. Bene, mi piace. Ok, adesso giocherò con questo è un cap protettivo, uncino e magnete. Che vuol dire hook and perché io posso mettere questi attacchi e usarla per andare a prendere cose. Quindi c'è un magnete e c'è un gancio. E c'è un cappuccio protettivo. Molto bello, devo dire. Batteria dura 3 ore e mezzo, dicono. Notevoli. Allora, vediamo questi accessori. Il cap protettivo è proprio un... Ma è trasparente o è vuoto o è pieno? È così. Quindi è un cazzo che si avvita. Vediamo. È veramente un cazzo che si avvita. E io gliel'ho avvitato. Dopodiché, anche questi si avvitano, quindi non sono dei ganci. E con questi tu puoi andare a prendere le cose. Wow. Fantastico. Questo è fantastico. Veramente incredibile. Questo è bellissimo. Allora, la primissima impressione di questo oggetto è veramente incredibile. È leggero. Sembra plastica robusta. Intanto è arrivato carico, il che è una cosa buona. Si accende al volo, ho notato che si può girare la ripresa.
Ma la cosa che ho scoperto è che io non capivo questa cosa delle tre lenti, e sono queste di lato, perché io posso premere e guardare di lato, ah no, così guardo la camera, posso premere e apro la telecamera laterale, eccola qui, mi vedete? E poi quella dall'altro lato, e quindi posso cambiare vista da quell'altro lato. Posso accendere e spegnere la luce visuale, luce. Ah, c'è anche le luminosità 1, 2 e 3. Ho spenta. Carino veramente. Posso scattare la foto. Posso ficcarci una SD card e fare la ripresa, cosa che farò al più presto, perché così io inaugurerò una nuova serie di ma c'è già la SD card. Ma è una SD card? Eh già. La SD card è inclusa. Vabbè, con una mano non riesco a toglierla. SD card da 32 giga. Ora devo capire se è possibile fare delle riprese video e registrarle, oppure se registra solo delle foto. Io penso che 32 giga voglia dire implicitamente che io posso registrare dei video. E direi proprio di sì, perché qua dice video. Fantastico. Fantastico. Si apre una nuova era. Riprese ovunque. Endoscopia, l'endoscopia. Perfetto, la SD card funziona e io ho già fatto delle riprese. Si accede da qui, poi si vanno a vedere anche le foto, si seleziona la ripresa, non so come. Ecco, andiamo a vedere questa, ho infilato nel lavandino, nello scarico del lavandino, si preme ok e lui va in play. Ah, ecco, questa è una ripresa del cazzo. Vediamo questa in mezzo ai buchi nei muri, che ne so. Guardiamo questa qui, no, guardiamo questa. E quindi la telecamera fa le riprese, molto bello. Ecco, questa è all'interno del lavandino. Qui c'è la zona scarico e poi vi dirò che cos'è questo orrore. E comunque adesso apro l'acqua e wow, devo dire che notevole, veramente notevole. Sono impressionato. Ecco l'acqua che arriva. Ottimo. E quindi dovrò vedere adesso collegando questa al computer. Ed ecco che collegandola al computer mi compare un'icona, io clicco, mi si apre una directory con dentro i file, ottimo, e quindi ho i video disponibili e vediamo che sono, sì, sono di una qualità discreta, ecco. Quindi adesso mi si pone un dilemma, io dovrò fare dei video, farò dei video di endoscopia, mi dedicherò all'endoscopia, perché questo coso è bellissimo oggettivamente, fa vedere cose che normalmente non si vedono, come le cavità nelle mie pareti. Praticamente questo video, vedete, ho infilato l'endoscopio nei buchi nella roccia, nei fori che sono lì, in questi fori qua. E sono entrato all'interno e ho visto le cavità costruttive. È affascinante, devo dire, è veramente affascinante. E quindi io farò dei video. Il problema è questo: come posso fare poi il montaggio? Perché io faccio il montaggio con lui, cioè col telefono.
e invece questi li avrò sul PC, quindi dovrò inventarmi qualcosa per il montaggio video, oppure farveli vedere così, che non è proprio una bella cosa, perché non ho un computer capace di gestire i montaggi audio-video. Questa macchina non ce la fa, non ho altri computer potenti, non ho mai avuto la necessità di fare montaggio video fino adesso, per cui non so come farò. Devo vedere se riesco a importare questi video nel telefono e fare tutto dal telefono. Per cui, insomma, pienamente soddisfatto di questo meraviglioso oggetto, super comodo, dall'aspetto veramente robusto, solido, non è un plasticone, non è una plasticaccia, è proprio solido, è fatto bene. Adesso lo spengo. Si è spento, perfetto, è rimasto in... No, non si è spento. Allora, vediamo. Ah, certo, è già spento, praticamente è collegato ed è in carica ed è a modalità memoria. Mi piace molto, secondo me è molto ben riuscito. L'unico problema è togliere la SD, con le dita non ci sono riuscito, ho dovuto usare una pinzetta, ma la SD lasciatela lì e buonanotte. Speravo ci fosse un microfono sulla telecamera, ma ovviamente per una cosa che deve andare sott'acqua non ha molto senso. E quindi niente microfono, riprese mute che saranno commentate, e adesso mi dedicherò a fare riprese e a vedere cosa c'è nei posti dove normalmente non si può vedere, e noi vedremo. Vedremo cose. Ok, stavo provando a caricare un video sull'iPhone, e ovviamente sul mio iPhone non lo carica perché è un AVI e l'iPhone non capisce un cazzo, e quindi devo provare a convertire questo video in un formato riconosciuto dal telefono. Vediamo se riesco a fare questa cosa. Ecco, sto facendo una conversione senza parametri, sto usando FFmpeg. Non ho idea di cosa verrà fuori, ma sicuramente l'iPhone non capirà un cazzo. Sto convertendo da AVI a MOV, e in teoria MOV dovrebbe essere il formato merdoso che usa Apple, merda. Apple ha tante cose di buono, ma è anche un dito in culo per tantissime altre. Sono veramente degli escrementi solidi di forma cilindrica. Ok, questo è il modo che ho usato, ffmpeg-i, nome del file, e lui, e poi il nome nuovo, merda.mov. Ho creato questo merda.mov, che devo dire che si vede uguale. Adesso vediamo se riesco a caricarlo. Io per caricarlo uso questa applicazione sul telefono, che è molto comoda, si chiama Simple Transfer, è gratuita. E quindi io mi collego al telefono e faccio upload e carico il video e vediamo se lo riconosce. Oh! Lo ha preso. Bene. Ora, se dopo questo mio video vedrete il video che ho caricato, allora vuol dire che posso caricarli e montarli nei miei video col telefono. Dato che questo computer non ce la fa a montare video perché è troppo vecchio. E questo computer... Non ce la fa perché è troppo vecchio. Fantastico, ci sono riuscito. Ora qua state vedendo, ma è meravigliosa questa cosa che ho scoperto. Ottimo, ora sto infilando la telecamera dentro nel tubo dello scarico e ci provo un po'. Ed ecco, infilo la telecamera nello scarico del lavandino. Non ho mai visto cosa c'è qua dentro ed è la prima volta che lo vedo ed è... incredibile. Ora ho catturato con la telecamera un po' di schifo, evidentemente, e ora aprirò l'acqua per pulire questo schifo e guardare meglio cosa c'è. Ecco, un po' d'acqua, vediamo se si pulisce. Si è pulito, perfetto, l'acqua che scorre, molto bello. E così sto guardando all'interno del tubo di scarico. Come potete vedere, quello è lo scarico che finisce in uno scarico antico che è fatto nella pietra, è scavato nella pietra, per cui vedete tutte quelle rocce
è uno scarico strano. Ottimo, quindi a questo punto io posso, va bene, ho staccato il software, qua posso staccare. A questo punto posso veramente fare i video, andarli a caricare nel telefono e fare l'editing. E quindi prossimamente su questo schermo, su questo canale YouTube, ci sarà un'ampia gamma di endoscopia di ogni tipo. Infilerò la telecamera ovunque, in qualsiasi pertugio, esplorerò i pertugi, farò l'esploratore dei pertugi. Quindi mi raccomando, seguitemi, perché vi farò vedere dei buchi veramente notevoli. Di nuovo ringrazio la Vevor che mi ha spedito questo coso per prova, e lo sto provando e lo proverò adesso nei prossimi giorni, appena troverò dei pertugi dove infilare la telecamera. Vedrete che belle cose che verranno fuori. Io, che dire, è veramente bello. Se lo volete vi do un link dove potete acquistarlo, e questo aiuta me e il canale. Quindi se vi piace questo oggetto, tra l'altro costa veramente poco, costa qualcosa come 79 euro, diciamo 80 euro. Per 80 euro uno schermo con questa definizione e di questa qualità, devo dire che è veramente ok. Non è touch. Chissà perché mi è venuto di tacciarlo. Vediamo se mi fa vedere qualcosa qua. Ecco, questa è una foto che ho scattato, e però è mossa. Questa è un'altra foto e non è mossa. È notevole, la qualità è veramente buona, sullo schermo si vede veramente bene. Ora qua io lo sto riprendendo, quindi non è che si capisca molto. Però ok, insomma, tra l'altro se sul sito della Vevor hanno veramente un sacco di roba, se andate a vedere e vi interessa qualcosa, ditemelo, perché vi posso dare dei link speciali per poterli acquistare anche con degli sconti. Grazie, che dire, arrivederci al prossimo video di endoscopia.